Secondo tempo, prende la palla Carvajal, pericolo meta, va, meta, prima meta del secondo tempo, appena effettuato il drop di rinizio. Adentro. Quindi ancora sicuramente energia per lui. Danna, no, è il passaggio incredibile, passaggio sbagliato, e regala la vittoria al Calvisano, e con la perdita del bonus. Questo sai, è un errore, ha provato a far di tutto Mogliano, ha provato a giocare e qui è riuscito a perdere il pallone. Pericolo di meta, Pescetto che apre dai il suo compagno, meta. La quarta meta, adesso verifichiamo con il nostro... È un pallone alto sotto il quale va a pressare Vanzil. Vanzil riesce a mettere le mani per Fischetti, la palla è all'indietro, l'azione regolare, la carica di Fischetti, ha guadagnato parecchi metri il pilone laziale. E Casillo gioca dalla parte chiusa per Vanzil, l'accelerazione dell'ala dell'ex Sandra. E Andreotti in vendetta, bellissima azione del campo. Poi la carica a testa bassa di Fischetti, che aveva recuperato 15-20 metri, apertura sulla destra di Casillo e poi la giocata di Vanzil per Andreotti. Adesso Pescetto in campo. La meta del Calvisano ha provocato Zio Capraro all'esterno, doveva forse servire il giocatore debordato verso il centro, trovando la difesa del Calvisano arrembante che arrivava che rientrava, sì, e c'erano ordinare. Invece gambe veloci per Donofrio, il salto, c'è il tentativo di intercetto che riesce splendido da parte di Vanzil, che va a schiacciare in mezzo ai pali la risposta del Calvisano per Biondelli, il salto per Bacchetti, la gran difesa da parte di Vanzil. Ancora apre, gioca gratis perché ha un vantaggio. Prende il palo, ma era comunque fuori misura da punto. Devo dire, poi la palla ben gestita da Viadana, ma c'è un intercetto importantissimo di Vanzil che va in meta addirittura a opportunità di andare vicino ai pali. Tupou Aperli, buona, ancora intercetto di Vanzil, che questa volta vediamo non viene placcato da Aperli e con ogni probabilità andrà in meta, così è. Ancora Vanzil, ancora lui, è andato a beffare i gialloneri per la seconda. Si avventa sulla palla lungo. In profondità Vanzil, la decima giornata del campionato di Super 10. Buona linea, corridoio giusto, 3 contro 3, pericolo, meta, terza meta dell'incontro. Vediamo una penaltra nel box che trova largo, bravissimo in l'apertura, ortodosso da parte del giocatore delle Fiamme Oro, rilancia adesso Carvajal, come al solito lui provoca, guadagna il terreno, pericolo, Brosini
drop lungo Van Ziel, che rilancia con un bel calcione. Da questi a Sam Lane, che fa partire un altro up and under al centro del campo. Saltano in due, c'è un in avanti, chiaramente. Si riparte dalla base, altra salita rapida, Bettin, che però manca Van Ziel. Qui placcaggio al limite, ma è stato Van Ziel a saltare, veramente a girare. Continua a giocare verso sinistra qui Calvisano, cosa si inventa Bruno, e bella meta con Van Ziel. C'è da dire che insomma Vini, che fanno molta strada, arrivano all'altezza dei 22 metri, ancora una volta attenzione, bellissima l'azione, una grande esperienza internazionale. Ingresso anticipato da parte della Lazio, calcio di punizione in diretto, Vunisa cerca di sorprendere i laziali, che però riescono a fermarlo in tempo utile. Attenzione all'apertura da parte di Semenzato, il taglio all'interno, cerca strada sotto i pali e riesce a segnare il Calvisano. Cuco porta il pallone fino ai 22 avversari, ancora buona volontà, apre per Bonifazzi, all'interno per Bruno, ma il pallone sfugge al numero. Aperto il gioco all'esterno, attenzione all'inserimento di Van Ziel, sempre efficace l'estremo sudafricano, che getta lo scompiglio tra le file dei difensori laziali, fermato dal suo collega di ruolo Bonifazzi. Gialloneri, calcio di Ceballos. Riorganizzano il contrattacco, cerca l'intervallo, calcia via il pallone Pescetto con un'azione quasi calcistica, ancora al piede il Calvisano cerca di allontanare il più possibile il pallone, Guardiano lo raccoglie, lo serve a Vella, attenzione alla pressione. Quassi nella difesa laziale nel primo tempo, sale molto bene da Marco Susio che serve Van Ziel, che parte, attenzione alle gambe dell'estremo sudafricano, viene fermato in maniera abbastanza. E lui, giustamente Bruno Pier, che dà la palla al suo compagno Van Ziel, che trova una buona touche, un bel trilone e Andreotti. Van Ziel fissa, dà la palla a Bruno, che fissa ancora lui, pericolo, sostegno, va, mette la quinta Van Ziel, meta! Basilio, da Fabio Semenzato, Mozzarella, bravo, bel gesto tecnico di Mozzarella, dalla palla a Van Ziel, presenta pallone Van Ziel, Nicolò Casilio dalla palla a Van Passaggio. Van Ziel che si trova in una giocata. Progressione con gli avanti, poi palla giocata, preso palla da fermo con la salita degli avversari, anche qui Roden placcato da Van Ziel, campo. Questa meta per Calvisano. Partita che era già ampiamente nelle mani della squadra ospite, che però continua ad incassare punti. Ora siamo sul Pavan, che con il piede sinistro mette il pallone nella metà campo di Calvisano, dove lo recupera. Occhio con Van Ziel. Van Ziel. Lo scarico per Bruno. Che era cominciato con il rilancio di Van Ziel, dopo c'è stata una serie di passaggi vicinissimo alla sulle percussioni. Federico Consoli, che sta dando il ritmo, lui sta giocando una buona partita. Van Ziel che avanza, guadagna minimo 15 metri, presenta il pallone, dà la palla ancora in sostegno. Buono questo avanzamento collettivo da parte del Calvisano, ancora Van Ziel cambia di passo, guadagna metri, presenta con il pallone Federico Consoli, le vede al ritmo, kick. Difficoltà enormi per il Calvisano in touche in questa partita finora. Adesso Cornelli al recupero del pallone, lo lascia rimbalzare, ritarda un po' l'uscita, Semenzato per Pescetto, che gioca sulla seconda linea d'attacco, ancora per Van Ziel. Van Ziel in velocità, il Calvisano, Semenzato lunghissimo per Van Ziel, adesso c'è spazio forse per l'attacco a largo. Van Ziel prova a giocare il pallone, adesso spazio davanti a sé, Bruno in velocità, accelera. Uno contro uno con Biffi, va per Garrido, e Garrido ha le gambe per andare, e Garrido va in
mezzo ai pali, anzi si ferma lì, ed è la prima meta dell'argentino in questa stagione. Ah no, era Vanzil, non era Gattò, a innescare ancora Vanzil. Pericolo. Semenzato, Jack De Santis, va, e c'è la meta di Jack De Santis. Mazza, pallone in velocità per Vanzil, Garrido, placcato, ha recuperato il pallone ancora da tutte le partite e che scaricando e installando sul vostro smartphone la prima...